Vabbè, innanzitutto c'era rimasto in sospeso un risultato, proposizione. Se A è uguale all'unione per n che va da 1 a infinito di A con n, A con n aperto numero naturale n per ogni n, allora la misura di A è minore uguale della somma della serie delle misure degli agonali. Questo è vero sempre. Allora vi ricordo che la misura n dimensionale di A è l'estremo superiore, ovviamente A è aperto perché non è di aperti, delle misure n dimensionale di P, tale che P è un plurintervallo. Nella definizione questo non c'è, però poi abbiamo visto che se ce lo mettiamo non cambia. Allora, a me basta dimostrare, allora mostrare che se P è plurintervallo se la chiusura di P è contenuta in A, allora la misura di P n dimensionale è minore uguale della somma della serie delle misure degli agonali. P chiuso è un compatto. L'unione degli agonali è un ricoprimento aperto di P. Quindi esiste un indice N0 tale che P chiuso è contenuto nell'unione per N che va da 1 a N0 degli agonali. E vabbè, quindi la misura N dimensionale di P è minore o uguale della misura n dimensionale di quest'unione. Ma la misura di quest'unione, che stavolta è finita, è minore o uguale della somma per n che va da 1 a n0 della misura n dimensionale. Si può facilmente dimostrare per ogni unione finita. Quindi questo era un risultato sostanzialmente banale, però diciamo, se mi mettevo a farlo durante la dimostrazione dell'altra volta rischiavo di distrarmi. Ok, allora adesso vogliamo capire, la prima cosa che facciamo è diamo un esempio di un insieme non misurabile secondo le regole. Questo esempio non sarà proprio semplicissimo, non è manco difficile, però diciamo è delicato. Allora la situazione è la più semplice possibile, cioè n uguale 1. Su n uguale, diciamo, su R1, su R, introduciamo una relazione di equivalenza. X è equivalente a Y se e solo se X meno Y è è facile verificare che questa sia una relazione di equivalenza. Allora, punto primo, chiaramente x è equivalente a x per ogni x appartenente a R, perché la differenza è 0. Se x è equivalente a y, se solo se y è equivalente a x,
sono meno x sono opposti, quindi se è razionale l'uno è razionale pure l'altro. E avversa, se x è equivalente a y e y è equivalente a z, allora z meno x è uguale a z meno y appartiene a q perché y è equivalente a z, questo appartiene a q perché y è equivalente a x, e quindi la somma appartiene a q, il che vuol dire che z è equivalente a x, quindi vale la proprietà transitiva. Quindi questa è una relazione di equivalenza. Adesso subentra il fatto delicato. Quindi noi abbiamo che R viene partizionato in tante classi di equivalenza. Ok? E diciamo R modulo questa relazione di equivalenza, sono le classi di equivalenza di R. Allora, ogni classe di equivalenza è densa in R, che è sostanzialmente Q traslato da X. Se io prendo la classe equivalenza di X, che cos'è? È X più tutti gli elementi di Q. Gli elementi di Q sono densi in R, se li sposto di X sono ancora densi in R. Allora, qui bisogna fare uso di un oggetto matematico che si chiama assioma della scelta. Ci sono molte formulazioni equivalenti in relazione della scelta, lemma di Zorn e altre, tante altre, una decina almeno. Noi non ne vedremo neanche uno, cioè non lo enunciamo, non mi interessa, siamo ingegneria, quindi non lo facciamo. Però sostanzialmente a cosa mi serve questa assioma della scelta? Valenza, prendo esattamente un elemento compreso tra 0 e 2. Ok? Diciamo per ogni classe di equivalenza, diciamo per esempio, prendiamo per esempio l'insieme degli y pari che y è equivalente a un certo x, questo intersecato 0, 1 è diverso dal vuoto. Estraiamo un punto da questo insieme. Questo punto lo chiamiamo A con X. Questo al variare di ogni X. Lo facciamo al variare delle classi di equivalenza. Perché se io lo, per esempio, vado a prendere un altro x che è equivalente a x e prendo un altro punto da questa stessa classe di equivalenza, abbiamo detto questo no. Vogliamo un punto esattamente per ogni classe di equivalenza. Da ogni classe di equivalenza. Cioè io vado in questo insieme, faccio variare i punti in questo insieme, ogni punto in questo insieme rappresenta una classe di equivalenza, vado a prendere la classe di equivalenza corrispondente in R e prendo un punto. Ok? Il fatto di poter fare questa operazione non è così ovvio come sembra, perché ovviamente anche questo insieme è infinito e non è. Supponiamo di poterlo fare, c'è un assioma che se lo accettiamo. E non si può girare, non si può evitare questa assioma. Cioè, se si vogliono creare altri esempi simili, eccetera, eccetera, alla fine si va a finire sempre su questa assioma della scelta. Ci sono alcuni teoremi delicati di matematica in cui l'assioma della scelta è una necessità. Ora, non è il nostro compito approfondire questa cosa, però sappiate che ci sta. Ci sono anche dei matematici che lo rifiutano, però diciamo,
non si può costruire per esempio la teoria di Lebesgue in maniera soddisfacente, non si possono costruire tante cose. Allora, l'insieme E che otteniamo in questo modo, abbiamo costruito un insieme E, diciamo, E ottenuto prendendo un punto in 0,1, un elemento in 0,1 da ogni classe di equivalenza. Andiamo a vedere le proprietà di questo E. E è chiaramente contenuto in 0,1. Le diverse sono diverse perché quelle classi di equivalenza non hanno intersezione vuota, ci sono con l'altra. Intersezione di due classi di equivalenza, o è la stessa classe. Adesso io dico che questo insieme qua non è misurabile secondo Lebesgue. La misura unidimensionale di E non esiste. Perché questo? Allora, i razionali di 0,1 sono un insieme numerabile. Allora, l'altra volta ci siamo lasciati con un risultato in sospeso, cioè dovevamo dimostrare che la misura era subadditiva sull'unione numerabile di aperti. È un risultato molto semplice in realtà. Prendiamo una successione di aperti e prendiamo l'unione che ovviamente è aperta. Allora, dobbiamo dimostrare che la misura dell'unione è minore o uguale alla somma della serie delle misure. Ma noi sappiamo che la misura n-dimensionale di A è l'estremo superiore della misura dei plurintervalli contenuti e abbiamo osservato che se pretendiamo che la chiusura del plurintervallo sia contenuta in A, sostanzialmente non cambia niente. Basta allora mostrare che se P è un plurintervallo e la chiusura di P è contenuta in A, la misura di P è meno o uguale alla somma del capo, ma ci abbiamo il backup. Esiste un indice n0 tale che P segnato il contenuto nell'unione per n che va da 1 a n0 della misura di A con n, e quindi possiamo dire che la misura di questo plurintervallo chiuso è contenuta la misura di questo plurintervallo è minore o uguale della misura di questo aperto, e possiamo dire che questo è minore o uguale della somma parziale della n0esima della nostra serie, e quindi da qui viene questa somma parziale, ovviamente più piccola di questa perché è una serie a termini non negativi, e quindi il risultato è dimostrato. Avevamo poi cominciato a costruire un esempio di abbiamo introdotto su R una relazione di equivalenza. La relazione di equivalenza era questa: x è equivalente a y se solo se per definizione y meno x è un numero razionale. Abbiamo verificato che questa sia una relazione di equivalenza, non lo ripeto, è un facile esercizio. Chiaramente x è equivalente a x perché x meno x fa 0, se x è equivalente a y anche x è equivalente a x, proprietà simmetrica, perché se questo è razionale anche l'opposto è razionale. Poi se x è equivalente a y e y è equivalente a z,
Allora, y meno x e z meno y sono razionali, quindi la somma, cioè z meno x è razionale, quindi z è equivalente a x. L'abbiamo ripetuto a parole. Ah, questa relazione di equivalenza, partizione a R in classe di equivalenza, andiamo a costruire un insieme in questo modo. Non vede questa cosa, quindi lo riscrivo. Andiamo a considerare R modulo questa relazione di equivalenza. Queste sono le classi di equivalenza rispetto a questa relazione di equivalenza. Allora riscrivo qua chi è l'insieme E. Allora E è l'insieme, un insieme ottenuto prendendo da ogni classe di equivalenza un rappresentante in, abbiamo detto però che ci serve una regola che si chiama assioma della scelta. Senza questa regola non mi interessa enunciarla in maniera precisa. Sappiate che in matematica ne esistono almeno una decina di versioni diverse e lemma di Zorn, assioma della scelta e altre. Tuttavia è esattamente quella che mi permette di fare questa operazione, cioè io ho le classi di equivalenza, prendo una classe di equivalenza, la riguardo come sottoinsieme di R, da questo insieme prendo, da ogni insieme prendo esattamente un punto, non un punto qualunque, il rappresentante voglio che sia tra 0 e 1. A questo punto io dico questo perché. Allora, abbiamo già scritto qua sopra che sappiamo già che i punti razionali che stanno in 0 e 1 sono una successione. Li scrivo come una successione. Allora vado a scrivere questi insiemi qua. Q con N più E. Questo insieme qua lo chiamiamo E con N. Q con N più E significa l'insieme di Q con N più T tale che T appartiene. Cioè trasliamo l'insieme E di Q con N. Allora io dico che se M è diverso da N, E con M intersecato E con N è uguale a vuoto. Se per assurdo avessi che Q con N più Q con M più S con S e T appartenenti ad E, ne deriva che T meno S è uguale a Q con M meno Q con N, che è un numero razionale, e questo è assurdo, perché direbbe che T ed S stanno nella stessa classe di equivalenza. Ma noi per ogni classe di equivalenza abbiamo preso un solo punto. Ok? Per ogni classe di equivalenza abbiamo preso un solo punto. Quindi questi insiemi sono a due disgiunti, però risulta anche facile capire che E con N è contenuto in, invece di prendere 0, 1, prendo meno 1, 1, è la stessa cosa, sempre numerabile. E con N è contenuto in meno 1, 2 per ogni n. Questo è ovvio. Per quale motivo? Questo E era contenuto in 0, 1. Lo trasliamo di un numero che al minimo è meno 1, quindi al minimo stiamo ottenendo meno 1, 0, e al massimo stiamo ottenendo 1, 2. Quindi diciamo
è sicuramente contenuto in un intervallo in cui il primo estremo sia meno 1 e il secondo estremo sia 2. Ok? Quindi quando lo shift di una quantità compresa tra meno 1 e 1 vado a finire qua. E poi tutti questi e con n sono tutti quanti. Se io adesso vado a fare l'unione per n che va da 1 a infinito degli e con n, questa da un lato è contenuta in meno 1, 2, e dall'altro lato io dico che contiene 0, 1. Questo per quale motivo? Cerchiamo di quest'ultima proprietà, cerchiamo di verificarla qua in questo riquadro qua. Allora, io prendo un punto x appartenente a 0, 1. Esiste t appartenente a E, t appartenente alla classe di equivalenza di x, t quindi compreso tra 0 e 1. Cioè quella classe di equivalenza io ci ho preso un punto. Ok? Allora che cosa so? So che x è uguale a t più x meno t. Ma questo numero, siccome stavolta i due punti stanno nella stessa classe di equivalenza, questo numero è razionale. Ed essendo sia x che t compresi tra 0 e 1, questo numero è compreso tra meno 1 e 1. Quindi esiste n tale che x meno t è uguale a q con n. Allora, che vuol dire? Che il mio x appartiene a e con n. Perché vedete, x lo posso scrivere come q con n più un diciamo t di e. È chiaro? Contiene l'intervallo 0. Ora, ecco, questa è una situazione che non, diciamo, è esattamente la situazione che non possiamo mai avere se un insieme deve essere misurato. Per quale motivo? Quest'unione è, se l'insieme fosse misurabile, io dovrei avere che la misura, scusate, sì, no, la misura unidimensionale dell'unione per n che va da 1 a infinito degli e con n dovrebbe essere uguale alla somma per n che va da 1 a infinito della misura unidimensionale di e con n. Se e fosse misurabile, e con n chi è? È un traslato di e, quindi sarebbe misurabile anche lui, la misura variante per traslazione. Un po' meno ovvio che sia invariante per rotazioni, ma poi lo vedremo. Però per traslazione è sicuro che è invariante. Per quale motivo? Se io prendo un aperto e lo traslo, i pluriintervalli contenuti in un aperto, nel secondo aperto, sono esattamente i traslati di quello di prima. Traslando un pluriintervallo, la misura del pluriintervallo non cambia, quindi la misura dei pluriintervalli non cambia, la misura degli aperti non cambia, la misura dei compatti non cambia e la misura degli insiemi non cambia. Questo è ovvio. Quindi dovrei avere questa cosa qui, ma questo a sua volta dovrebbe essere uguale alla somma per n che va da 1 a infinito della misura unidimensionale di e, e questo è assurdo. Per quale motivo? Questa somma di questa o fa 0 o fa più infinito, non può fare altro, perché se la misura di E fosse 0, è una somma di 0 e viene 0. Se la misura di E è diversa da 0, maggiore di 0, sommando sempre lo stesso numero, chiaramente la serie diverge. Quindi, e questo è incompatibile col fatto che quest'unione sia contenuta tra due insiemi limitati. Perché se è contenuta tra due insiemi limitati, la misura di quell'unione dovrebbe essere compresa tra 1 e 3. È chiaro?
Quindi è impossibile che questo insieme sia misurato. Allora, una motivazione di fondo per cui abbiamo potuto fare questo esempio è sostanzialmente la stessa per la quale non potete avere una densità di probabilità uniforme su n, no? Se vi ricordate, voi potete avere una densità uniforme su un intervallo, su un insieme finito, ma non potete avere una legge di probabilità con tale che sui numeri naturali, tale che la probabilità di un singolo numero sia siano sempre uguali, no? Cioè abbiamo la legge di Poisson, abbiamo tante leggi di probabilità su n, ma non ne possiamo avere nessuna che ci dia la stessa probabilità per ogni numero naturale, perché chiaramente o questa probabilità viene 0, allora la somma non fa 1 perché fa più infinito. Lo stesso motivo. Chiaro? Va bene, allora questo esempio l'abbiamo fatto per far capire che se noi pretendiamo l'invarianza per traslazioni e nel nostro caso nel costruire la misura di Lebesgue l'abbiamo implementata automaticamente l'invarianza per traslazioni, perché tutto è fatto a partire dalle misure dei primi intervalli e le misure dei primi intervalli sono invarianze per traslazioni. Quindi se prendiamo l'invarianza per traslazioni non possiamo assolutamente misurare tutti i sottoinsiemi di R o di R2 o di R3. È chiaro che esempi di questo genere si possono fare in qualunque dimensione. Dipende anch'esso dall'assioma della scelta. È il cosiddetto paradosso di Banach-Tarski. Se le informazioni su Wikipedia sono accurate, che io mi ricordavo che vabbè, questo esempio, il paradosso di Banach-Tarski si può fare dalla dimensione tridimensionale in su, quindi in R2 se ricordo bene non funziona, però io ricordavo che i pezzi erano 6 e ricordavo che il risultato fosse del 1928, però su Wikipedia c'è scritto che è del 24, quindi sono comunque quasi 100 anni che esiste questo risultato e i pezzi sono 5, cioè ripeto, l'ho già accennato, lo ripeto, voi avete una sfera, voi riuscite a dividere questa sfera in 5 pezzi, cioè io scriviamolo per bene. Ho la sfera di centro d'origine raggio 1, questa la scrivo come unione per n che va da 1 a n0, n0 ripeto è 5, 6 di egoni, di egoni sono a 2 a 2 disgiunti, poi faccio una isometria, cioè una rotazione e una traslazione in, supponete di stare in R3 per esempio, allora in realtà si può stare anche in Rn con n maggiore o uguale di 3, quindi io faccio sigma, sì sì, sigma di Egoni è semplicemente io giro questo insieme, lo sposto, poi al limite cambio un segno, una coordinata, ma è una trasformazione che conserva le distanze. Ovviamente per una trasformazione del genere, diciamo, a meno di un cambiamento di coordinate è una rotazione rigida più una traslazione. Questo è un risultato di geometria che possiamo dare per scontato. Allora, che mi aspetto dagli Egoni? Se un insieme è misurabile e io lo ruoto e lo sposto nello spazio, non mi aspetto che cambi volume. Diciamo che siamo in R3.
Beh, si può verificare che l'unione per n che va da 1 a n0 di sigma di Econi è una sfera di raggio più grande. Sigma di Econ J è uguale a vuoto. Vabbè, questo non mi servirebbe neanche, perché è chiaro che l'assurdo, cioè questi pezzi dopo averli girati si rincastrano perfettamente, sono di nuovo due disgiunti e unendoli ottengo una sfera di raggio più grande. E quindi questo è un risultato chiaramente assurdo, perché non possiamo avere che diciamo, se il volume di questo fosse uguale alla somma di questi volumi, cioè alla somma di questi volumi, cioè al volume di questo, otterremmo direttamente un assurdo, perché avremmo ottenuto che il volume di una sfera di raggio più grande è uguale al volume di una sfera di raggio più piccolo, e questo non è possibile. Non è assurdo questo, è assurdo che questi insiemi abbiano una misura, diciamo, possibilità di evitare che questi insiemi abbiano una misura, perché non tutti gli insiemi sono tenuti ad avere una misura. Abbiamo visto prima, ci sono dei esempi in cui questi insiemi non è giusto che abbiano una misura, non, altrimenti non è possibile, se vogliamo conservare le proprietà di una misura, ma diciamo va bene che non ce l'abbiano, non succede niente se alcuni insiemi non hanno una misura. Ripeto, se dessimo la definizione di Peano-Jordan e di integrale di Riemann, per quanto riguarda Peano-Jordan, gli insiemi non misurabili sono molti, ma molti, ma molti, molti di più. Chiaro? Quindi abbiamo migliorato le cose, le dovevamo migliorare per forza in questo modo, le definizioni che abbiamo dato in qualche modo sono obbligate, se vogliamo, l'additività numerabile, e ovviamente non, tra queste proprietà non è previsto che siano tutti quanti misurabili i sottoinsiemi di Rn. Già in R abbiamo dato un esempio di insieme non misurabile. Un'altra cosa che era rimasta in sospeso, però abbiamo detto che non la sviluppiamo nei dettagli, è il discorso relativo agli insiemi non limitati. Allora, per quale motivo? Allora, si fa così. Intanto diamo la definizione di misura per un insieme non limitato. Allora, abbiamo E contenuto in Rn non limitato. E si dice l'effetto misurabile solo se, per definizione, E intersecato alla sfera di centro 0 e di raggio R è Lebesgue misurabile per ogni R positivo. Quindi, quando è che un insieme è misurabile? È misurabile quando lo vado a intersecare, questo qua, se ci metto la sfera o un'altra successione di insiemi limitati che invadono Rn è la stessa cosa, cioè non lo prendo tutto, ne prendo un pezzo. Allora, questo pezzo deve essere, quando ne prendo un pezzo, questo pezzo deve risultare misurabile. Ovviamente quando ingrandisco il pezzo, cioè quando mando R a infinito, recupererò la misura di tutto insieme, quindi si chiama misura n dimensionale di E, in tal caso il limite per R intersecato B 0 R, che è uguale anche all'estremo superiore per R maggiore di 0 della misura n dimensionale di E intersecato B 0 R. Ok? Ok. Questo dobbiamo capire perché diamo questa definizione, perché non possiamo direttamente fare l'estremo superiore delle misure dei primi intervalli contenuti che deve essere dei compatti contenuti che deve essere uguale all'estremo inferiore delle misure degli aperti contenenti come per gli altri insiemi limitati. Il motivo è questo:
Immaginate di avere, siamo in R. Allora, immaginate di avere la... questa qui è misurabile, secondo Rebecca. È misurabile, la misura fa 1. Fa infinito, scusate. Fa più infinito. La misura unidimensionale fa più infinito. Unite questa a D. E è quell'insieme di prima. Scusate, non questo qua, chiamiamolo questo insieme che abbiamo costruito qua, chiamiamogli nome per un attimo, chiamiamolo F, perché E qua l'ho già impegnato. F è, non è misurabile, ed F è contenuto in 0, ok? Quindi, che succede? Adesso, questi, se proviamo a dare, chiamiamolo C, adesso andiamo a fare C intersecato 0,1, anzi qua mettiamo 0 aperto così non ci dà fastidio, tanto non cambia niente, se andiamo a fare C intersecato 0,1, mi viene F. Allora, C non può essere misurabile, perché altrimenti non avremo le proprietà di sigma-algebra. Questo sarebbe misurabile, questo sarebbe misurabile, questo viene un insieme che non è misurabile. Quindi, una cosa del genere non può essere misurabile. Cioè, se ci avete un po' di frattaglie varie che non sono misurabili tra 0 e 1, e le unite a questa semiretta che non tocca questo insieme, ovviamente questo non può essere misurabile. Perché non era, questo pezzo qui non era ben approssimabile da dentro e da fuori con i compatti e con gli aperti, e quindi anche se ci aggiungete questa, è chiaro? A questo punto però, se noi avessimo la definizione che vale per gli insiemi limitati, l'estremo superiore della misura dei compatti contenuti deve coincidere con l'estremo inferiore della misura degli aperti contenenti, qua dentro ci posso mettere in C, qua dentro, e quindi dentro C ci posso mettere per esempio i compatti meno n meno 1. Quanto è lungo il compatto meno n meno 1? È lungo n meno 1. Quando n va infinito, l'estremo superiore della misura dei compatti contenuti qua dentro, e quindi anche in C, fa più infinito. L'estremo inferiore della misura degli aperti contenenti meno di più infinito, cioè più di più infinito non può fare, quindi coinciderebbero. E quindi io troverei che questo insieme è misu. Invece, se adotto questa definizione, che succede? Succede che, per esempio, quando vado a intersecare con la... cosa mi viene? Prendiamo R, per esempio, maggiore di 1, mi viene meno R 0 unito a F. E questo stavolta è un insieme non limitato, è un insieme limitato. Quindi stavolta... questo insieme, se provo a fare estremo superiore delle misure dei compatti contenuti, qua dentro mi viene R, e qua dentro non lo so quando mi viene, ma sicuramente non mi viene uguale all'estremo inferiore delle misure degli aperti contenenti. Chiaro? Quindi qua questo insieme risulta non misurabile. Quindi tramite questo artificio noi evitiamo andare a misurare insiemi che intrinsecamente non lo sono misurabili. Quindi ora naturalmente bisognerebbe ricontrollare che con questa definizione, mettendoci insieme, metteteci dentro anche gli insiemi non limitati, non ci pensiamo proprio a farlo, ma diciamo, perché sostanzialmente uno voleva dare l'idea fondamentale di come è costruita la misura di Rebecca. Ok, adesso va bene. Oh, un'altra piccola cosa, poi finiamo tutte queste piccole cose e poi facciamo una piccola pausa. La misura di Lebesgue gode di questa proprietà. Questa proposizione la faccio senza dimostrazione.
E contenuto in Rn è per se solo se per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un aperto A contenente E contenente C, dove A è aperto e C è chiuso, e la misura di A meno C è meno di E. Questa proprietà vale per ogni insieme misurabile, limitato, non limitato, quello che volete voi. Quindi io riesco a mettere un aperto da fuori e un chiuso da dentro, un chiuso contenuto in E, un aperto contenente E, tale che la misura n dimensionale della differenza sia meno di E. Quindi posso sicuramente questi insiemi. Questo poteva darmi una possibilità alternativa di definire la misura in generale, però non è che fosse più facile dell'altra, quindi ci teniamo l'altra e pace. Ok, un'altra cosa ancora. Se E è contenuto in Rn e la misura n dimensionale di E è uguale a 0, e se G è contenuto in E, questo mi dice che la misura che G è misurabile pure lui, e la misura n dimensionale di G deve fare 0 pure lui. Diciamo il fatto di scriverlo e farlo notare, per quale motivo? Se questo è misurabile con misura nulla, vuol dire che l'estremo inferiore delle misure degli aperti contenenti è 0. Gli aperti che contengono E contengono anche G, quindi anche qui è 0. Però questa proprietà non è ovvia per tutte le misure. Ci sono delle misure che certe volte puoi misurare un insieme, ma un insieme più piccolo, un insieme di misura nulla, un insieme più piccolo, ovviamente se è più, diciamo, se è misurabile deve avere misura nulla perché è più piccolo. Però certe volte può capitare per certe misure che il sottoinsieme non sia misurabile. Però una misura si può sempre modificare aggiungendo questi insiemi qua, quindi ampliando la sigma algebra, si dice completando la sigma algebra, e in maniera tale con gli insiemi di misura nulla. La misura di Lebesgue è già naturalmente completa, e che è di misura nulla, a sua volta è misurabile di misura nulla. Ok. Un'ultima cosa da dire. Noi non abbiamo finito, poi adesso oggi vediamo anche un po' di esercizi, però con la teoria, purtroppo qua della teoria ce n'è tanta, quindi non è che abbiamo finito, perché cosa ci manca? Ci mancano per esempio qualcosa sulla misura degli spazi prodotto, sulle formule di riduzione, quelle ci servono pure per gli esercizi, ci manca il teorema di cambiamento di variabile per quanto riguarda gli integrali multipli, però sono tutte cose che adesso che andremo a fare la teoria insomma gli esercizi degli integrali multipli, poi al momento opportuno svilupperemo. Una cosa che però voglio dire, a due le bag, abbiamo parlato sempre di convergenza puntuale, ok? Quindi abbiamo messo l'ipotesi F con N converge a F puntualmente. Questa era, diciamo, F con N di X converge a F di X. Invece di avere la convergenza puntuale, tutti e tre quei teoremi funzionano con la convergenza che si dice quasi ovunque. Cosa significa quasi ovunque? Almost every in English, in inglese, oppure quasi ovunque in italiano. In francese è presque-partout, quindi avete la stessa cosa scritta con tre sigle diverse a seconda se il libro è italiano, inglese o francese. Che significa? Significa
ad eccezione allora, se vi ricordate, in questa situazione stavamo parlando rispetto a una misura mu, quindi era un discorso generale. Allora, che significa? Significa che questo qua vale dappertutto tranne su un insieme che è stato fissato, che quindi poi vedremo può essere anche dipendente da n, perché lo faccio vedere, però diciamo un insieme fissato e diciamo n che si chiama, cioè per ogni x non appartenente a n, dove n è un insieme di misura 0. Chiaro? Ora, perché questa cosa serve? Perché il segno di x? In quel caso tendeva esattamente a applicare mezzi segno di x, ma se io la modifico leggermente posso fare in modo che in 0 tenda a 1, in 0 tenda a meno 1, mentre negli altri punti continua a tendere al segno di x. Allora, che cosa succede? Succede che in alcuni punti la successione di funzioni può non convergere al limite che mi interessa. È chiaro? È un problema questo? Non è un problema. Per quale motivo non è un problema? Perché dal punto di vista degli integrali, gli insiemi di misura nulla valgono zero. Se vi ricordate, su un insieme di misura nulla, qualunque funzione, anche la funzione che vale più infinito, l'integrale fa zero. Perché si fa l'estremo superiore solo dal basso, estremo superiore dal basso viene 0, e quindi quel fatto di fare estremo superiore solo da sotto non è un problema di approssimare uniformemente le funzioni quando sono limitate, non è limitata, quindi più infinito per 0 per noi vale 0, ecco, questo è il punto. Allora uno dice, ma io però, quindi in realtà le funzioni, una funzione misurabile non è definita dappertutto, è definita a meno di un insieme di misura nulla, cioè io posso decidere arbitrariamente una mia funzione f misurabile di modificarla su un insieme di misura nulla e l'integrale non cambia. Quindi dobbiamo immaginare le nostre funzioni come una classe di equivalenza rispetto all'uguaglianza quadratica. Non lo formalizzo sto discorso perché è solo antipatico e noioso. Tuttavia uno può dire, ma se qua ogni funzione è definita a meno di funzione di misura nulla e poi la convergenza ce l'ho a meno di un altro, no? Non fa niente, perché l'unione numerabile insieme di misura nulla è un insieme di misura nulla. Quindi se queste sono definite a meno di insieme di misura nulla, tu prendi questo, fai l'unione di tutti questi, lo unisci a un altro eventuale insieme di misura nulla, prendi tutto questo come n e basta che fuori di n non ci siano problemi. Nella pratica non ci sono, questo ti dice che puoi, diciamo, tu c'hai una successione che converge, ti calcoli il limite, mo il fatto che per esempio ti capita che in un po', per esempio in una successione di punti, no? Questa successione c'ha problemi, cioè c'ha problemi, magari non converge oppure fa qualche problema questa cosa? No, non dà nessun problema. Basta che converge puntualmente su un insieme complementare. E quindi tutti quei risultati, Beppo Levi, Fatou e Lebesg, valgono lo stesso. Ci sono, diciamo, definite puntualmente ovunque, oppure a meno di insiemi che non sono solo di misura nulla, ma sono devono essere di dimensione più piccola, ma queste sono cose più complicate, noi non le incontreremo per nulla e quindi trascuriamo. Dal nostro punto di vista, quando io parlo di integrale, qualunque funzione può essere, potete immaginare di modificarla a piacimento su un insieme di misura nulla, non cambia nulla in tutti i risultati. Quindi d'ora in poi, quando parleremo di convergenza, diciamo di applicazione per esempio del teorema della convergenza dominata o del lemma di Fatou eccetera, non scriveremo più convergenza ovunque, ma scriveremo convergenza quasi ovunque. Ok? Va bene, allora facciamo una piccola pausa.